di cose. La prima, discriminazione territoriale esiste solo in Italia, le norme UEFA parlano di discriminazione razziale, in Italia ci siamo inventati la discriminazione territoriale. Bene. Ieri sera nessun giornale, nessuna televisione, io ero a San Siro, godo ancora di buon udito, ero allo stadio, ero alla Juventus Stadium, ho sentito questi cori. Questi cori sarebbero stati sentiti da funzionari della Procura federale. E più in generale mi sembra perfetto come norma, in un paese dove non va nessuno negli stadi, dove abbiamo stadi vecchi, obsoleti, con nessuno, chiudere uno stadio mi sembra perfetto anche politicamente, geniale, anzi troverei una cosa veramente geniale quella di chiudere uno stadio. E poi vi racconto che cosa succede, quindi ammesso che ci siano stati questi cori che nessuno ha avuto piacere di sentire, la prossima volta c'è partita persa e pure penalizzazioni. Quindi si arriva al paradosso, oltretutto sei in trasferta non puoi neanche curare i tuoi tifosi ammesso che abbiano fatto questi cori. Quindi una volta ti chiudono la curva, al secondo giro, sempre per discriminazione territoriale, ti chiudono lo stadio, alla terza volta invece ti danno partita persa e volendo anche con una penalizzazione oltre a partita persa. Vuol dire che se 50 persone si mettono d'accordo uccidono una società facendo dei cori di discriminazione razziale o territoriale. Se questa è una norma di buon senso, lascio a decidere non a voi ma a chi seguirà le televisioni o la carta stampata domani. Nessun giornale, nessuna televisione, abbiamo fatto fare indagine, mi risulta che abbia sentito nulla ieri sera, perché probabilmente non c'è stato nulla, forse uno ha sentito uno della Procura federale in bagno piuttosto che al bar, non so dove, adesso mi prenderò una squalifica anch'io, può darsi, però non, spero non per discriminazione territoriale, avrà sentito qualche tifoso del Milan, centinaia di tifosi del Milan, dice il comunicato, noi in tutto sono stati venduti 872 biglietti, nella curva del Milan ci stavano 872 persone. Il comunicato dice che centinaia di tifosi del Milan intonavano cori di discriminazione territoriale. Che vuol dire che se io questa sera mi metto allo stadio e me la prendo con quelli di Porta Romana, io che abito a Brera, per esempio, quella è discriminazione territoriale, perché anche all'interno di una città ci sono i vari territori. E non lo so, naturalmente voglio dire, tutti i presidenti la pensano come me, mi sono affrettato a chiamare il presidente Abete per chiedergli ragione di questa cosa, cosa ne pensa e se pensa che sia giusto mantenere questa norma qui. Quindi quello che io chiedo è che questa norma venga abolita. Capisco il razzismo, perché il razzismo è un problema grave, un problema del mondo, e quindi non bene il razzismo. Ma anche la discriminazione territoriale, francamente, se io ho un nemico che abita a Porta Vicentina, mi metto a urlare contro quelli di Porta Vicentina e mi chiudono lo stadio. Francamente, no, ironizzo perché non saprei cos'altro dire. Lascio il buon senso di ciascheduno vedere, qualcuno mi darà torto, lo prenderò. E su Mexes invece fate ricorso? E su Mexes non faremo ricorso, no. Mexes non faremo ricorso perché Mexes si è comportato male e quindi il Milan cerca di comportarsi bene e si comporta bene, l'ho dimostrato con Balotelli, ho dimostrato con Mexes, ma non per fare i più bravi della classe, chi sbaglia paga e viene punito ovviamente, ma questi sono fatti interni. Questa della discriminazione territoriale è una norma che non posso dire l'aggettivo che penso perché Cantamessa mi ha detto che dopo mi squalificano anche me, quindi non dico, è una norma, punto. Prego. Sì. Lei io sentivo dei cori contro Balotelli, quelli ne ho sentiti tanti, altri non ho sentito, ci ho l'udito un po' in calo, sa, passando gli anni, così succede. No, sto scherzando. No, no, da Abete ha detto che ci penseranno. Io veramente, io credo che le norme di questo genere debbano essere cancellate, perché non si capisce intanto perché c'è solo nel nostro paese. Non so se un bavarese un giorno se la prende con uno della regione di Colonia, non esiste questa norma. Ma poi è carina proprio l'idea che in stadi già vuoti di loro, chiudere uno stadio è perfetto.
politicamente fantastico. Arrivederci. Grazie.